Che sarà mai? Io mi domando dove eravamo fino adesso, è possibile che siamo rimasti così anestetizzati fino adesso? Di Battista, uno degli impegni che hai preso oggi è stato quello di portare un'interrogazione in Parlamento che è presentata sul dal territorio sull'Intergroup, quindi riguarda tutto il Sud Pontino e anche il Petcock. Sì, è questa qua. Io non mi occupo di questioni ambientali perché sono vicepresidente della Commissione Affari Esteri, ma in quanto laziale, un ragazzo dall'alto di 17 anni mi ha dato questo lavoro, avevo già parlato con degli attivisti che mi avevano iniziato a dare delle informazioni e io mi prendo ufficialmente questo impegno di presentare, credo di farcela già nella prossima settimana, devo solamente sistemare, studiare il caso e presentare l'interrogazione parlamentare. L'interrogazione parlamentare è un atto di sindacato ispettivo, cioè si chiede al ministro di incompetenza informazioni riguardo a un tema. Questo non significa che si possa fare qualcosa, per adesso è un primo step, è un atto parlamentare che tu ufficialmente chiedi delle citazioni su un tema. Qualora non arrivasse la risposta, io solleciterò anche attraverso un intervento in aula la risposta appunto dal ministro competente. Per adesso io non posso fare di più. Se si tratta invece di altri tipi di interventi, magari andare sul territorio, fare delle azioni, eccetera, eccetera, mi contattate e comunque sono a disposizione. Sanità, criminalità organizzata, sono tante le carenze, viabilità che ci sono su questo territorio. Ed è tutto tra l'altro collegatissimo, lei dice benissimo, cioè dove c'è il crimine organizzato c'è il taglio alla sanità, perché ci sono le stesse infiltrazioni criminali nella sanità, per cui una siringa anziché costare un euro costa 3 euro, e la corruzione mangia tutto. Oggi in Italia la corruzione costa 60 miliardi di euro all'anno e i lavori pubblici costano un 40% di più della media europea. Questo è il senso della nostra lotta, per quello insistiamo sulla pulizia, nell'intransigenza. Siamo stati criticati perché non ci alleavamo, no, con i partiti, no? Invece avere la barra dritta, essere intransigenti, duri, non prendersi neanche un caffè con coloro che ci hanno distrutto la vita è l'unica strada possibile. Cioè, quando hai di fronte la mafia e la corruzione a questi livelli, o sei duro e guardi solo la tua strada oppure diventi parte del sistema. E se oggi a distanza di un anno e 2 mesi siamo così tanti qui, perché evidentemente abbiamo da vantare una cosa che non ha nessuno, che si chiama credibilità. Infatti un'ultima battuta proprio sulla piazza di Formia di oggi, nonostante la pioggia. Io non mi aspettavo così tanta gente, poi io scrivo sempre quanti siamo tanti, a Rieti non eravamo tantissimi, l'ho scritto, oggi questa piazza mi ha stupito, tantissima gente sotto la pioggia, tantissimi giovani, insomma io credo proprio che vinciamo noi e che per il potere, per Renzi, per Napolitano, gli si metterà molto molto male.